Amici sportivi di TV6, benvenuti al Pala Elettra, seconda giornata del campionato di divisione nazionale B, girone C di pallacanestro, tanto per intenderci la vecchia B2, per orientarsi anche nei repentini, cambi di nome di questa categoria che ogni anno appunto cambia nome, quest'anno divisione nazionale B, girone C, l'Amatori Pescara Basket reduce dalla roboante vittoria nella prima giornata ottenuta a Fondi per 92-46, ospita Bernalda, squadra che sulla carta si presenta di ben altro spessore, che pure ha perso la sua gara d'esordio in casa 77-78 contro Agropoli, ma è sicuramente, ci si aspetta questa sera una sfida di altro livello. Andiamo subito con i roster, con le formazioni annunciate. Pescara schiera con il numero 4 Simone Pepe, con il 5 Di Carmine, con il 6 Gilardi, con il 7 La Gioia, con il 9 Diner, il 10 Di Carmine, l'11 Mlinar, il 17 Morè, 18 Di Donato, 20 Sabatino, in panchina coach Tony Trullo. Per quanto riguarda Bernalda, il numero 4 è Bortone, il numero 9 Longobardi, il numero 10 Cucinelli, il numero 11 Levorato, il numero 12 De Bellis, il numero 13 De Donato, con il 15 Russo, con il 30 Ginefra, con il 35 Danese, con il 50 Marinelli. Il coach è Francesco Binetti, arbitrano Biagio Napolitano e Alessandro Ascensi. È tutto pronto per l'inizio. Abbiamo detto Pescara reduce dalla vittoria 92-46 alla prima giornata contro Fondi, con una grande prestazione di molti giocatori che hanno finito la loro partita in doppia cifra: i 17 punti di La Gioia, i 16 punti con 12 rimbalzi per Marco Mlinar, 14 per Di Carmine, 13 per Diner, 10 a testa per Gilardi e Pepe. Quindi Pescara che vuole sicuramente dare continuità al suo campionato. Si inizia dunque la partita con palla 2 vinta dai colori biancorossi, porta palla Gilardi, primi movimenti, si fa vedere La Gioia, top scorer della prima partita. Un movimento senza palla, va via bene al suo diretto marcatore e Di Carmine sigla i primi due punti della partita per Pescara. Reclama palla e la riceve De Bellis. De Bellis alla ferma, trova in mezzo con una finta, non c'è infrazione di passi, il compagno di squadra sbaglia l'appoggio da sotto, il numero 9 Longobardi, che poi però lotta e porta a casa i primi due punti della partita per gli ospiti. 2-2 a Di Carmine, ha risposto subito Longobardi. In palleggio Pepe, si fa vedere La Gioia, La Gioia aspetta il movimento di qualche compagno, trova Di Carmine, scambio ancora con Gilardi, arresto e tiro da due, Gilardi, 4-2 per i padroni di casa. Ancora Bernalda, Longobardi ha smistato per il compagno più arretrato, ancora Longobardi, sfidato al tiro, prende il tiro da tre, mattone che non arriva, che non tocca neanche il ferro, direttamente sul tabellone. Può ripartire Pescara, ma il contropiede non si è concretizzato in velocità. Spalle a canestro, cerca lo spiraglio giusto per tirare, tira ma non è preciso stavolta Di Carmine, rimbalzo controllato dai giocatori in maglia scura, riparte e arriva fino in fondo con un bel appoggio De Bellis, Luca De Bellis, 4 pari quando si sono giocati 2 minuti nel corso del primo quarto, quindi partita ovviamente ancora ai primissimi sviluppi. La Gioia non ci pensa troppo, da 3, primo ferro, poi chiamata arbitrare per un fallo fischiato al numero 9 Longobardi, ed è un fallo già importante. Longobardi sicuramente fra i lunghi di Bernalda è il più temibile, e aver speso un fallo dopo poco più di 2 minuti di gioco sicuramente una buona notizia per gli uomini di Trullo, che adesso batteranno la rimessa. La Gioia ancora da 3, sfrutta il blocco del compagno, stavolta non sbaglia, 3 punti anche per La Gioia e sono 7 per Pescara. Eccolo Longobardi in palleggio, decide di affidarsi più saggiamente a Ginefra, piazzata bene la difesa di Pescara, Longobardi, cercano un tiro da tre, non è da tre, e allora pensa bene di infilarsi dentro l'area e provare la conclusione da più vicino, Russo, ma non ci riesce, rimbalzo controllato dalla difesa biancorossa. Gilardi trova ancora un compagno libero da tre,
rimbalzo controllato dai giocatori in maglia bianca che sembrano avere una maggiore reattività almeno in questi primi minuti di gioco. Extra possesso, applausi del pubblico del Pala Elettra, buon inizio per i biancorossi. Gilardi scambia con la Gioia, scarico bello al volo, c'è il fallo su Di Carmine, fallo commesso dal numero 10 Cucinelli. Due tiri liberi, primo viaggio dalla lunetta in tutta la partita e in particolare per Pescara. Andrà Di Carmine, che più volte in questo inizio è stato chiamato in causa dai compagni per movimenti in post basso, spalle a canestro. Per Di Carmine, come abbiamo detto, 14 punti nella gara di debutto di questa stagione. A Fondi va corto il primo libero, si rimane sul 7-4 per Pescara. Uno su due per Di Carmine, sono tre punti per lui. Penetra e trova il fallo qui Cucinelli, il fallo è stato commesso, se non vado errato, dalla Gioia. Si è confermato la Gioia, che effettivamente aveva subito alzato la mano dandosi la colpa del fallo. Si riparte con una rimessa da sotto canestro per Bernalda, sporcata la rimessa, pasticcio dei giocatori ospiti, può ripartire in superiorità numerica Pescara, arriva fino in fondo con la schiacciata, di Marco Mlinar. Due punti spettacolari, frutto però di una scellerata rimessa in campo da parte di Bernalda, che di certo non ha iniziato bene questa partita, al di là del punteggio che è sotto di 6-10-4, però già alcuni segnali di poca concentrazione, di poca precisione da parte degli uomini di Binetti. Pescara che può già in questo primo quarto costruirsi un solco importante. La Gioia fino in fondo, 5 punti per la Gioia, time out obbligato chiamato da Binetti, ma c'è da dire, la Gioia bravo ad appoggiare a tabellone questi due punti, ma si sono aperte di fronte a lui le più classiche acque del Mar Rosso, difesa che proprio non ha opposto nessuna resistenza. E Pescara che dunque dopo quasi 4 minuti di gioco, 3:44 per la precisione di gioco nel corso del primo quarto, è avanti 12-4 più 8, un inizio equilibrato, poi pian piano la squadra di casa sembra aver già impostato bene la sua partita. 5 punti per la Gioia, 3 per Di Carmine, 2 per Gilardi, 2 per Mlinar. Dall'altro lato sono andati a segno solamente Longobardi e De Bellis. Pronte a rientrare in campo le formazioni, soprattutto Bernalda, che deve dare dopo pochi minuti già una scossa alla sua partita. Pronto a rimettere in campo il numero 30 Simone Ginefra, che si appoggia a Russo. Roberto Russo varca la metà campo, lo aspetta la Gioia, chiama lo schema, circolazione ancora perimetrale, marcature a uomo per la Amatori. Non c'è spazio, allora deve forzare un tiro da tre con poca fortuna Russo. Può ripartire Pescara già dall'altro lato per Di Carmine. Di Carmine scambia con il compagno che è arrivato al rimorchio, che era Gilardi, poi si lotta sotto canestro, l'ultimo tocco è di una maglia bianca, dunque rimessa per Bernalda. De Bellis, autore di uno dei due canestri segnati fino ad ora dagli ospiti, chiama lo sfondamento, gli arbitri però non sono dello stesso avviso, aveva provato a prendere lo sfondamento Gilardi già dall'altra parte. Comunque Pescara, palla raccolta dalla Gioia che prova il tiro da tre, stavolta non va a segno, rimbalzo di Longobardi che controlla il pallone e lo affida a De Bellis. Ancora De Bellis, Longobardi schiaccia la palla per terra, buon pallone, adesso deve spendere un fallo Gilardi subito,
segnalato il fallo dalla coppia arbitrale. Saranno i primi due tiri liberi per Bernalda, che così potrà, in caso di canestro, sbloccarsi dopo una lunga succita offensiva. Dalla lunetta Roberto Russo, dentro il primo libero. Uno su due per Russo, poi rimbalzo controllato da Mlinar. Rimane a 5 Bernalda, Pescara a 12. Squadra di casa in possesso palla, si fa vedere fuori dai blocchi Gilardi, non viene mollato però. Allora la gioia di Carmine, scambia ancora con la gioia, prova la penetrazione, circondato, riesce comunque a tirare, non è preciso. Poi al rimbalzo Bernalda non riesce a controllare il pallone, per la precisione non c'è riuscito Maurizio Cucinelli. Rimessa biancorossa. Cucinelli, e non si capiscono qui i giocatori biancorossi. Una brutta rimessa che fa sinceramente il paio con l'altrettanto brutta rimessa effettuata qualche minuto fa da Bernalda e che costò un contropiede con relativi due punti per Pescara. Stavolta almeno non ci sarà contropiede, ma Bernalda può ripartire dal palleggio con Luca De Bellis. Sempre Gilardi che lo attende. Longobardi per Russo e poi Cucinelli. Palla ferma però, non c'è fluidità nella manovra offensiva di Bernalda in questi primi minuti. Qui però un buono scambio, grande stoppata di Di Carmine su Longobardi. Longobardi che si era creato grazie allo scambio con i compagni una bella conclusione, si stava alzando per schiacciare in tutta tranquillità, ma Di Carmine dall'angolo cieco è arrivato e gli ha veramente oscurato il passaggio. Qui ha tentato un gancio lo stesso Longobardi, poco fortunato per ora il lungo della squadra ospite. Di Carmine ribaltellato molto bene, bella circolazione, la gioia non tira, preferisce lasciare il tiro a Pepe e fa bene. Grandissima azione di Pescara, rifiutato due volte un tiro da tre che ci poteva stare, alla fine lo ha preso Pepe ed era il tiro migliore e ha fatto bene ad aspettare, hanno fatto bene ad aspettare e ad avere pazienza i giocatori biancorossi. Dall'altro lato ci ha provato da tre anche Bernalda, senza fortuna però. 15-5 più 10 per Pescara quando mancano 3 minuti e 50 secondi alla fine del primo quarto. Gilardi fino in fondo, schiaccia palla per terra per Di Carmine che reclama un fallo, fallo che viene anche ravvisato dagli arbitri ed è il secondo fallo per Maurizio Cucinelli, per il quale credo a questo punto finirà il primo quarto. Viaggio dalla lunetta per Di Carmine. Primo tiro libero a bersaglio per Di Carmine. Due su due, sono 5 punti fino ad ora segnati nella partita da Di Carmine, che sicuramente anche al rimbalzo e con una grandissima stoppata che abbiamo visto poco fa sul Longobardi sta fornendo la sua impronta ben decisa, ben forte su questa gara. Cerca Bernalda di scuotersi. Fallo, anzi no, non viene ravvisato fallo, non mi sembra, semplice rimessa. C'è stato uno scontro sicuramente al centro dell'area con un giocatore di Pescara che è finito per terra, ci si aspettava o lo sfondamento o il fallo in attacco, gli arbitri non hanno visto nulla, o hanno ritenuto comunque di non intervenire, dunque semplice rimessa per Bernalda. Attenta la difesa pescarese a non lasciare spazi vuoti, allora bisogna tornare indietro. Tiro da tre da lontanissimo, secondo ferro colpito da Ginefra, ma quando una squadra è costretta a tirare in questo modo, in modo assolutamente forzato e con pochissime possibilità di realizzazione, significa che la difesa sta facendo il suo lavoro e che l'attacco non sta facendo evidentemente molto bene il suo. Tiro da tre di Pepe, ancora! Seconda bomba per Simone Pepe, scambio nello stretto con Di Carmine che gli ha anche portato il blocco. 20-5 più 15 per Pescara, doveva essere una partita più equilibrata rispetto a quella giocata dalla squadra di Toni Trullo a Fondi e invece fino ad ora una squadra, è una partita altrettanto, almeno così sembra, a senso unico.
Fallo stavolta portato a casa da Cocinelli. È il primo fallo per Di Carmine, tra l'altro. Rimessa per Bernalda. Pepe ci mette una mano e impedisce a Ginefra di raggiungere il pallone. Ancora rimessa per Bernalda. Longobardi scambia con il compagno più vicino, alla fine si lotta sul pallone. Longobardi riesce a mantenere il possesso della sfera, appoggia all'indietro per il tiro piazzato non realizzato da Russo, poi rimbalzo controllato da Pescara. La gioia, difesa schierata, si fa vedere Di Carmine che appoggia bene per il compagno che arrivava a rimorchio. C'è fallo secondo gli arbitri. Non è stata una semplice perdita di equilibrio da parte di Mlinar, ma c'è stata una spinta evidentemente ai suoi danni secondo gli arbitri. Mlinar che si era infilato in aria a ricevere lo scarico di Di Carmine. Rimessa per Pescara. Pepe finta il tiro, poi va all'indietro per La Gioia. Andrea La Gioia in possesso, si fa vedere Gilardi. Gilardi non aspetta il pick and roll, cerca di fare tutto da solo e fa bene. 4 punti per Federico Gilardi e 22 per Pescara, mentre Bernalda è ancora ferma a 5. Stavolta arriva fino in fondo molto bene Luca De Bellis, sono 4 punti per lui. De Bellis che quando punta l'avversario e riesce ad andare via al primo uomo, poi in due occasioni è riuscito ad arrivare fino in fondo e a fare 2 punti che se non altro tengono in vita un minimo Bernalda. Canestro valido per Marco Mlinar, ancora una volta passaggio di Di Carmine, autentico dominatore di questo primo quarto. Tiro libero aggiuntivo dunque per Mlinar. 24-7, 1 minuto e 43 alla fine del primo quarto. Partita che Pescara sembra già aver incanalato molto bene dal suo lato. Intanto esce per il momento Federico Gilardi, al suo posto è entrato Moret. Sasha Moret con il numero 17. Tanto tiro libero per Marco Mlinar. Dentro. E sono 5 punti per lui, 5 punti per lui, 5 per Di Carmine, 5 per La Gioia. Tanti punti per Pescara, ben distribuiti fra i suoi frombolieri di maggiore efficacia. Bernalda, c'è spazio per il tiro da 3, non viene preso però dal numero 11 Levorato. Palla ferma da diversi secondi fra le mani di De Bellis, che alla fine era riuscito a far arrivare il pallone a Longobardi. Fallo intanto fischiato dall'arbitro, credo contro Simone Pepe. Intanto esce Di Carmine, meritatissimi applausi, dominatore in questo primo quarto. Al suo posto è entrato il numero 18 Emidio Di Donato. Palleggio Ginefra, Ginefra si crea lo spazio per la sua penetrazione, scarica il tiro dal post medio per il numero 11 Levorato, che però sbaglia il ferro, sputa la sua conclusione. Poco fortunati anche i giocatori di Bernalda che sono sotto di 18 punti, 25-7. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gara. Arriva fino in fondo Emidio Di Donato con un bel movimento, poi la sua conclusione però è corta e finisce sul primo palo dall'altro lato. Canestro, ha provato in qualche modo Pepe a negare la gioia dei 2 punti, ma non c'è riuscito a Simone Ginefra. 2 punti anche per Ginefra. La Gioia. Palla a Mlinar, Mlinar dall'altro lato. Un po' arenato adesso l'attacco di Pescara, deve provare la conclusione da 3, cortissima però. Il numero 17 Sasha Moret, allora rimbalzo per Bernalda.
Longobardi. Circola la palla per Bernalda, ma raramente questa circolazione genera poi situazioni pericolose, situazioni di gioco che possano concretizzarsi con un tiro. Ancora conclusione dal post medio per il numero 11 Levorato, che evidentemente ha questo tiro in faretra ma non lo sta mettendo per il momento. Ultimo possesso del primo quarto, 10 secondi alla fine, pallone per Pescara. La Gioia ha scambiato con il compagno, il numero 17, che poi si lascia andare. Il 17 Morè ha un grande assist per Marco Mlinar, 7 punti per Mlinar, 27 per Pescara, che alla fine del primo quarto conduce 27-9 contro una Bernalda francamente in questo primo quarto assente dal campo. Tutto pronto per il secondo quarto dopo un primo quarto francamente dominato dalla pallacanestro Pescara, dalla pallacanestro a motori Pescara, ancor più di quanto era preventivabile, ipotizzabile alla vigilia. Un primo quarto a senso unico dopo i primi due minuti di studio. Pescara ha preso il largo grazie soprattutto al lavoro sotto canestro di Di Carmine, l'abbiamo sottolineato più volte. Per lui 5 punti, 3 su 4 ai liberi, insomma una prestazione di grande sostanza, anche una grande stoppata ai danni di Longobardi, ma da sottolineare anche la prestazione di Marco Mlinar, che già ha fatto una doppia-doppia nella prima gara della stagione a Fondi, e siamo sulla buona strada per farla anche stavolta. Dopo un quarto di gioco già 7 punti e 5 rimbalzi catturati per un 16 di valutazione, che la dice lunga, un plus minus 18 o plus minus a seconda se siete amanti dell'inglese o del latino, che la dice lunga, dicevo, sulla prestazione molto convincente del giocatore pescarese. Dall'altra parte ci sono 4 punti per Luca De Bellis, che è sembrato l'unico insomma capace in qualche occasione con iniziative personali di rendersi pericoloso, ma appunto parliamo di iniziative personali perché complice anche l'ottima prestazione della difesa pescarese. Fino ad ora Bernalda veramente non è riuscita mai a costruire con il gioco e con la manovra delle occasioni pericolose. Parte male il secondo quarto per Bernalda, subito con una palla persa. Pepe pensa al tiro, poi dà all'indietro. Pepe autore di 2 triple pesantissime nel corso del primo quarto. La Gioia, a proposito di uno che tira anche lui da 3, la tripla stavolta se la prende con poca fortuna, il numero 18 di Donato. Poi altro pasticcio commesso dalla difesa ospite, ne approfitta Marco Mlinar, 9 punti per lui. Bernalda deve cercare di scuotersi la squadra ospite, altro tiro forzato, altra iniziativa personale di Maurizio Cucinelli. La fortuna in questi casi raramente ti aiuta. E allora Pepe, siamo sul 29-9, tiro da 3 per la Gioia, dentro, 8 punti per Andrea La Gioia, 32-9. Una partita che se continua così rischierà di perdere interesse molto molto presto. Si lotta al rimbalzo, stavolta controllato dai giocatori di Bernalda, ma i pescaresi danno sempre l'idea di essere più reattivi, più veloci, di arrivare prima su questo pallone, oltre che di essere schierati meglio, di essere posizionati meglio in campo. C'è un cambio intanto, entra il numero 9 Rudy Diner, al suo posto esce Marco Mlinar. Mlinar che veramente quando prende ritmo domina nella sua zona di campo. Rientra anche Federico Gilardi ed è uscito La Gioia, sempre in campo fino ad ora in partita La Gioia. Longobardi in post basso non tira, preferisce dare la palla nell'angolo per la tripla, stavolta realizzata da Simone Ginefra. 5 punti per lui, 12 per Bernalda, che è sotto di 20, 32-12. Si sono giocati 2 minuti nel corso del secondo quarto. Si alza e tira e la mette Gilardi, 7 punti anche per lui, senza paura, in ritmo Pescara, non ha assolutamente timore, non hanno timore i giocatori biancorossi a prendersi questo tipo di conclusioni, che d'altra parte stanno entrando, quindi hanno ragione loro. Dall'altro lato però ormai è una sfida
Cucinelli da 2, però non da 3, un piede sulla linea, 35-14 sono i primi due punti per Cucinelli, una partita fino ad ora di grande difficoltà per lui. Pepe finta, poi lascia palla per il tiro piazzato da 2 che non va a bersaglio però di Diner, rimbalzo per Bernalda Longobardi. Cucinelli, non c'è spazio, trova De Bellis, la palla alla fine arriva a Longobardi ed è sfondamento del numero 9 in maglia rosso-blu. Non funziona nulla in questo momento per la squadra ospite, solo 14 punti segnati in quasi 13 minuti di gioco. Non è affatto d'accordo l'allenatore Francesco Binetti, che si lamenta in modo comunque molto pacato ed educato con la coppia arbitrale. Pepe per Gilardi, è la palla che ritorna a Pepe con tutto il tempo per imbastire un'altra manovra offensiva. Gilardi, su di lui Cucinelli, cercano il tiratore più comodo, i giocatori di Pescara con grande pazienza e trovano Emidio Di Donato, primi due punti anche per il numero 18 in arresto e tiro da posizione centrale. Cucinelli, uno contro uno, cercano di far circolare palla con maggiore velocità e maggiore intensità i giocatori rosso-blu, qui anche con un po' di fortuna Longobardi è sfiorando l'infrazione di passi, si ritrova la palla fra le mani ma non riesce comunque a trasformare la sua azione in due punti. Pescara è già dall'altro lato, Pepe ha spazio, non prende il tiro, preferisce scaricare per l'azione in solitario di Sasha Moret. Palla controllata in qualche modo da Bernalda che riparte in contropiede, c'è fallo qui di Pepe, un fallo francamente evitabile in questa situazione, dato anche il fatto che la difesa di Pescara sembrava essere tornata molto bene sui suoi passi, fallo commesso su Ginefra. Time out intanto, 37-14 più 23 per Pescara che sta continuando in questo secondo quarto sulla falsa riga del primo, giocando con grande calma, con pazienza, alla ricerca del tiro più comodo, del tiro a più alta percentuale, sta trovando continuità nel tiro da tre sotto canestro, comunque grazie alle prestazioni di Mlinar e di Gianluca Di Carmine è competitivo, è molto forte anche al rimbalzo, insomma nel gioco come si soleva dire una volta, sotto le plance. Dall'altro lato invece Bernalda in difficoltà, non riesce a costruire in alcun modo se non con iniziative individuali le proprie azioni, e in difesa soffre parecchi mismatch nei confronti degli avversari diretti. Si ripartirà con una rimessa per Bernalda, c'è stato il fallo di Simone Pepe, il primo della sua partita che ha chiuso l'ultima azione di gioco. Palla per Ginefra che scambia con Longobardi. Ginefra, arresto e tiro da tre, palla che si arrampica sul ferro, anzi no, viene controllata da Rudy Diner che poi la affida a Gilardi. Di Donato scarica fuori per Gilardi da tre, con un po' di fortuna la palla entra anche questa volta e sono 10 punti per Federico Gilardi, qui ben trovato dallo scarico del compagno Gilardi che aspettava dall'angolo. Cucinelli cerca di andare via Di Donato alla fine si aiuta con un fallo, grande orgoglio comunque per Cucinelli, primo quarto soprattutto molto difficile per lui, in questo secondo sta provando in molte occasioni a mettere palla per terra e a cercare una via personale verso il canestro. Siamo sul 40 a 14 per Pescara quando mancano 5 minuti e 36 secondi all'intervallo di metà gara. Mette dentro il primo tiro libero Cucinelli. Due su due per lui e sono 4 punti
per il numero 10 di Bernalda. Amore scambia con Gilardi, palla toccata da Cucinelli, rimessa comunque biancorossa. Pescara che è assolutamente in controllo la gara, ma almeno fino alla fine di questo secondo quarto credo debba continuare a premere sull'acceleratore per allargare il più possibile questo divario e magari poter amministrare meglio la partita nel corso del secondo tempo. Guai però a mollare la presa troppo presto. Diner si guarda attorno, fa un passo in avanti, poi scarica però per Morè. Morè che adesso ha di nuovo palla fra le mani, cerca un passaggio un po' troppo difficile nel traffico, infatti finisce con il perdere palla. Riparte Bernalda, ma tornano molto bene sui loro passi i giocatori di Toni Trullo, Longobardi. Non c'è spazio, allora di nuovo da capo per De Bellis. De Bellis aspetta il pick and roll, non lo sfrutta, ancora da Longobardi. Longobardi forza e di pura volontà. Longobardi che aveva segnato il primo canestro della gara per i suoi, adesso torna a segnare. 4 punti per lui, siamo sul 40-18 per Pescara. Gilardi trova dall'altro lato Pepe. Pepe per Diner. Diner vorrebbe il passaggio lungo linea, alla fine aspetta, trova il suo compagno Morè, poi c'è infrazione di passi, fischiata non so se a Di Donato o a Sasha Morè, comunque cambia poco. Palla persa per Pescara. Siamo entrati nella seconda metà del secondo quarto. De Bellis palla a Cucinelli. Cucinelli prende la linea di fondo, la sua rovesciata non ha fortuna, bella però nell'ultima occasione la giocata di Cucinelli. Qui palla persa da Pescara che pare essere un po' calata in fatto di concentrazione. Non c'è canestro valido, secondo l'arbitro qui Cucinelli ha commesso infrazione di passi, dunque Bernalda spreca un'occasione per rifarsi sotto, almeno portarsi a 20, certo 40-20 sarebbe stato, rimaniamo sul 40-18, Bernalda sempre lontanissima, ma sono canestri che comunque possono dare morale, ma l'occasione non è stata sfruttata, infrazione di falli ravvisata dagli arbitri contro Cucinelli. Pepe prova da tre, una meccanica di tiro rivedibile, ma è stato molto efficace nel corso del primo quarto, non altrettanto in questa occasione. Ginefra Cucinelli, come al solito, aspettano i movimenti dei compagni, i giocatori che hanno la palla tra le fila rosso-blu, e qui stoppata di Rudy Diner che strappa applausi al pubblico del Pala Elettra. Ma se Diner riesce a fare una stoppata senza praticamente saltare, rimanendo con i piedi piantati per terra e senza correre neanche particolarmente veloce, questo dà un'idea della lentezza e della prevedibilità della manovra di Bernalda in questo momento. Adesso c'è un fallo fischiato contro lo stesso Diner. E ci sono, dovrebbero esserci tiri liberi. Anzi no, rimessa per Bernalda, di cui si incarica Russo. Attenta, fa buona guardia alla difesa di Pescara, in questo caso per la precisione Simone Pepe. Quando mancano 3 minuti e 40 secondi alla fine del secondo quarto. Longobardi all'indietro per De Bellis. Cucinelli ancora una volta mette palla per terra, cerca di fare tutto da solo, due uomini sulla sua strada, sfortunato qui Cucinelli, il ferro sputa la sua conclusione, ma palla ancora per Bernalda. Intervento arbitrale, fallo questa volta, non è sfondamento da parte di Russo ma è fallo da parte di Emidio Di Donato. Ci saranno due tiri liberi per Bernalda che, soffrendo tantissimo con le unghie e con i denti, forzando conclusioni, riesce alla fine, al termine di un'azione durata quasi un minuto, a portare a casa 2 punti. D'altra parte, in una partita in cui fino ad ora ne ha segnati solo 18, e questo è sintomatico delle difficoltà che sta incontrando la squadra di Francesco Binetti. Rientra la gioia intanto, esce Sasha Morè. Pepe, Gilardi, Di Donato, Diner e la gioia, in questo momento il quintetto in campo per Pescara.
Mette intanto il primo tiro libero a Roberto Russo. Due su due, tre punti segnati in questa partita fino ad ora da Russo. Arriva faticosamente a quota 20 Bernalda, con Pescara che già da un po' di tempo è ferma a quota 40. Diner si fa vedere, arresto e tiro senza pensarci troppo. Gilardi da tre, rimbalzo controllato da Longobardi che si affida a De Bellis. Lo aspettano in due, raddoppiato De Bellis. Va da sé che c'è qualche uomo di Bernalda libero, ma la circolazione di palla non riesce a trovare quest'uomo libero. Allora si deve ricominciare tutto da capo per Bernalda. Stavolta Longobardi, trovato bene dai compagni, scarica fuori per De Bellis che va a infilarsi, anzi chiedo scusa, era Russo, va ad infilarsi in un cul-de-sac senza spazio, senza possibilità di uscire. Alla fine pesta la linea di fondo campo, non c'è stato fallo secondo gli arbitri e dunque si rimane sul 40-20 con Pescara che sembra aver un po' mollato la presa, quantomeno non sta più tenendo nell'ultimissima azione di gioco lo stesso ritmo forsennato che aveva tenuto nel primo quarto e mezzo di questa gara. Comunque ha già raggiunto i 40 punti a 2 minuti e 49 dalla fine del secondo quarto. Dall'altro lato Bernalda cerca faticosamente di scuotersi, ma cerca di scuotersi quasi esclusivamente con le iniziative personali di Cucinelli, che cerca di mettersi palla per terra e di trovare un varco nell'aria, cercando sotto canestro Longobardi, che però è ben marcato dai lunghi pescaresi che si alternano nella sua marcatura, mentre lui è praticamente da solo, è sempre lui a lottare contro tutti. Insomma, grandi difficoltà per Bernalda. Tornano in campo i giocatori delle due squadre. Per Bernalda sempre in campo Cucinelli, Longobardi, De Bellis, Russo e Ginefra. Gilardi intanto in palleggio scambia con Di Donato, trova la gioia scarica fuori, pensa al tiro da tre Diner, poi non lo prende, passi netto. Gli arbitri non hanno potuto non accorgersi dell'infrazione, si è visto chiaramente a velocità normale il passo in più messo da Rudy Diner nell'azione. De Bellis deve ritrovare il ritmo Pescara, naturalmente il risultato è assolutamente tranquillo, quindi non c'è l'ansia di doversi rimettere subito in carreggiata, però la squadra di Trullo sicuramente ha rallentato il ritmo. Era anche normale che non potesse reggere il ritmo di realizzazione soprattutto dei primi minuti. Diner, scambiano i giocatori biancorossi, tiro da buona posizione per Gilardi da tre, non entra, fallo sotto canestro fischiato contro Di Donato, Emidio Di Donato, è il terzo fallo per lui, quindi per Di Donato adesso dovrà esserci sicuramente maggiore attenzione. Ci sono tiri liberi perché è scaduto il bonus, dunque viaggio dalla lunetta per Simone Ginefra che al momento è il miglior marcatore della sua squadra con 5 punti, ce ne sono 4 per Longobardi, 4 per Cucinelli, 4 anche per Luca De Bellis e 3 punti per Roberto Russo. Rientra in campo intanto per Pescara Marco Mlinar, serve il suo apporto sia in fatto di punti per tornare a segnare per quanto riguarda Pescara, sia in fatto di rimbalzi. Primo tiro libero a bersaglio per Simone Ginefra. Due su due per Ginefra che sale a quota 7. Diner, l'ultimo tocco è suo. E anche la panchina di Bernalda comincia un po' di più a crederci, c'è un parziale aperto, se non vado errato, di 8-0 per Bernalda che era sotto 40-14, ora è sotto 40-22. Ci rendiamo conto che il distacco è ancora enorme, ma chiaramente Bernalda doveva e sta riuscendo un minimo a avere una reazione, a scrollarsi di dosso il peso dei primissimi minuti. Qui tiro da tre non fortunato per Simone Ginefra, primo ferro, rimbalzo controllato da Pescara, chiama lo schema Gilardi,
Non c'è gran movimento, si fa vedere Diner che scambia ancora con il playmaker. Gli porta il blocco Mlinar. Diner ancora da tre, stavolta dentro! Rudy Diner, primi tre punti della sua gara. Pescara lascia quella casella che occupava già da qualche minuto di quota 40, torna quasi a 20 punti di vantaggio, 40, anzi a oltre 20 punti di vantaggio, 43 a 22, contropiede, Pepe fino in fondo, appoggia, 8 punti per Simone Pepe. E Pescara in un attimo con due azioni nel giro di 10 secondi ha fatto tutto quello che aveva fatto Bernalda praticamente negli ultimi due minuti, con grande difficoltà e penando tanto la squadra di Francesco Binetti. Longobardi fronte a canestro, cerca la linea di fondo campo, scarica fuori, circolazione, qui rischia l'infrazione di passi Russo, alla fine riesce ad andare da De Bellis, ma dovevano tirare prima i giocatori ospiti perché sono scaduti i 24 secondi di tempo per imbastire l'azione offensiva. Quando mancano 25 secondi alla fine di questo secondo quarto, Pescara è avanti 45 a 22, non potrà essere per una disparità di un secondo rispetto al cronometro dei 24 l'ultima azione di questa gara, ma di certo Pescara potrà costruirsi un canestro buono in questo finale. C'è fallo su Gilardi, fallo fischiato al numero 30 Ginefra. Per Pescara non è scaduto il bonus. Gilardi. Qui Diner. Diner cerca il tiro. Tutt'altro che facile. E lo mette. E con questo canestro di Rudy Diner, che ha segnato 5 punti in questa prima metà di gara, si conclude il primo tempo, i primi due quarti di gioco. Pescara domina 47 a 22 contro Bernalda. Tutto pronto per il terzo quarto di questa gara fra Pallacanestro Amatori Pescara e Bernalda. Un primo tempo a senso unico, forse ancora di più di quanto non dica il risultato di 47 a 22. Pensare che Pescara per 2-3 minuti nel corso del secondo quarto non ha segnato, ha un po' allentato la presa e Bernalda ha potuto costruire un mini parziale di 8-0, ma è bastata poi la squadra di Toni Trullo fare gli ultimi 90 secondi praticamente del secondo quarto ai ritmi degli ultimi 90 secondi del secondo quarto, chiedo scusa, agli stessi ritmi in cui aveva giocato il primo quarto, per scavare di nuovo un fossato, un controparziale di 7-0, e si è andato al riposo sul 47 a 22 per Pescara. Fra le fila biancorosse c'è già in doppia cifra Federico Gilardi con 10 punti, 9 per Marco Mlinar, che ha anche catturato 7 rimbalzi e un 20 di valutazione, un 28 di plus minus molto indicativi. 8 punti per Pepe per La Gioia, ce ne sono 5 per Di Carmine, 2 per Di Donato. Per quanto riguarda invece Bernalda, 7 punti per Ginefra, 4 punti a testa per De Bellis, Cucinelli e Longobardi. Longobardi che è già in doppia cifra di rimbalzi, 10, chiedo scusa, con 6 difensivi e 4 offensivi. Ma Longobardi francamente sta lottando come pochi altri suoi compagni fino a questo momento. Ci sono poi anche 3 punti per Roberto Russo. Nel frattempo è iniziato il terzo quarto. Palla che non viene controllata da Ginefra. Mlinar per Gilardi, Gilardi lo ritrova sotto canestro, 2 punti ancora per Marco Mlinar, che scavalca così in doppia cifra, quota 11, e bell'assist per Gilardi. 49 a 22, fallo in attacco fischiato contro Bernalda, adesso la squadra ospite si fa anche male da sola con queste infrazioni commesse praticamente a gioco fermo. Pepe affida palla al suo playmaker Gilardi, scambio con Gianluca Di Carmine, che ha fatto una grandissimo inizio di partita, qui sbaglia un appoggio francamente non difficile, la palla gli ritorna fra le mani
e sono 2 punti per Gianluca Di Carmine, 7 punti per lui. Stavo dicendo Di Carmine, grande inizio, grande primo quarto e grandi anche i primi minuti del secondo quarto, poi si è accomodato in panchina e vi è rimasto praticamente per il resto del secondo quarto. Ha ricominciato nel secondo tempo come aveva terminato, quindi subito con 2 punti e subito con una grande presenza sotto canestro. Mlinar non ha paura di puntare in palleggio il suo diretto avversario, qui però non ha fortuna, può ripartire Bernalda. Con calma, dice ai compagni Simone Ginefra. Ancora Longobardi per Russo, poco movimento come al solito, allora si va in post basso da Longobardi. Pessima circolazione, pessime spaziature, c'è anche l'infrazione di passi, veramente una pagina di anti-basket negli ultimi secondi per Bernalda. Nella circolazione, nel posizionamento degli uomini, è tutto poi suggellato da questa infrazione di passi. Pescara, che ha già varcato quota 50, 51-22. Pepe per Di Carmine, per Mlinar, sotto canestro. Longobardi gli si oppone, prova il gancio Mlinar, ma è lunga la sua conclusione. Ginefra. Sempre circolazione lentissima per Bernalda, mette palla per terra, alza la parabola e però non arriva a canestro Maurizio Cucinelli. Già dall'altro lato i biancorossi, appoggio da 2 per Simone Pepe, anche per lui varcata la soglia della doppia cifra, 10 punti per lui, così come ce ne sono 10 per Federico Gilardi e 11 per Marco Mlinar. Rientra intanto il numero 12 Luca De Bellis al posto di uno stanco Longobardi che sta veramente lottando su ogni pallone. Si è ricominciato finalmente a giocare con il solito Ginefra per Cucinelli. Cucinelli cerca di saltare Di Carmine, che però gli ci mette una mano, gli soffia il pallone, contropiede concretizzato ancora da Federico Gilardi. 12 punti, ma questa partita assume sempre di più i contorni di un massacro, 55-22, più 33 per Pescara. E Bernalda, se è possibile, sta giocando ancora peggio che nel primo tempo. Pescara riparte ancora una volta, la gioia, non prende il tiro da 3, preferisce andare sotto canestro per Mlinar, che qui prova una rovesciata difficilissima. Dall'altro lato fallo su Roberto Russo, fallo fischiato alla gioia, anzi a Di Carmine, chiedo scusa, fallo fischiato contro Di Carmine. C'è time out comunque, 6 minuti e 42 alla fine del terzo quarto. Pescara avanti 55-22, ma abbiamo visto da parte di Bernalda veramente una situazione tecnica, ma direi a questo punto anche psicologica, preoccupante. Squadra ospite che sta sbagliando cose che solitamente non sbaglia, al di là della circolazione lenta e della posizione in campo dei suoi uomini, sempre le spaziature veramente pessime. Stanno commettendo anche degli errori in fase di passaggio, di precisione nei passaggi, di rispetto anche dei fondamentali, alcune infrazioni di passi veramente incredibili. Una partita questa che comincia veramente a venire il dubbio che abbia smesso di essere una partita già nel primo quarto. Pescara che amministra questo vantaggio e dà ogni tanto degli strattoni alla gara, delle accelerate, e il vantaggio aumenta sempre di più e siamo a più 33, 55-22. Purtroppo per Bernalda mancano ancora 16 minuti e 42 secondi di gioco effettivo prima della fine dell'incontro. Intanto ci saranno adesso però 2 tiri liberi per Roberto Russo, che ha segnato 3 punti fino ad ora, tutti e 3 dalla lunetta. 0 su 3 dal campo, ma 3 su 4 ai liberi.
4 su 5. Quindi sale a quota 4 punti segnati nella sua gara Roberto Russo. 55 a 23 il punteggio. La Gioia scarica per terra, trova in taglio di Carmine. Di Carmine che poi commette fallo di sfondamento. Buona sicuramente l'idea di La Gioia. Di Carmine ha fatto un buon movimento, poi però ha perso il controllo del corpo. Lo aspettavano al varco ben due difensori rosso-blu e c'è il quarto fallo per Gianluca Di Carmine, che infatti è uscito, è entrato al suo posto Rudy Diner. De Bellis, Russo stavolta lasciato solo e non sbaglia Roberto Russo, 6 punti per lui. Bernalda quota 25, meno 30. Gilardi, nessuno chiude, allora dalla Gioia. La Gioia cerca e trova al centro dell'area Mlinar, tutti su di lui, nessuno su Simone Pepe. 12 punti per Pepe, ma grande assist di Mlinar, temutissimo e a ragion veduta dagli avversari, che però triplicano su di lui e poi si dimenticano dei compagni di squadra. Russo, palla contestata e alla fine c'è fallo di Gilardi. Pronta a rimettere in campo Simone Ginefra, si fa vedere Cucinelli, scambiano i due. Ginefra aspetta Russo, Russo riceve il pallone, invita i compagni a muoversi, prova il tiro da tre, Levorato, è il terzo tiro della partita per Levorato. I precedenti due nel primo tempo erano arrivati dal post medio, ma in tutti e tre i casi cambia la posizione, ma non cambia il risultato, ovvero Ferro. Qui si va un po' ad arenare contro la difesa ospite l'azione offensiva di Pescara, ma alla fine Marco Mlinar porta a casa due tiri liberi. Mlinar che ha già segnato 11 punti nella sua partita, può sicuramente migliorare la sua prestazione già buona della prima partita della stagione, 16 punti a fondi. Corto e non di poco però il suo primo tiro libero. Zero su due per Mlinar. Può ripartire Bernalda con Cucinelli, De Bellis, Ginefra, ancora De Bellis, come al solito palla ferma, circolazione lentissima per la squadra ospite. Cucinelli su di lui, Diner, passano i secondi, devono tirare da tre, una tabellata aiutata dalla sorte, tre punti per Ginefra che chiede scusa al pubblico, ma alla fine naturalmente non ha commesso nulla di grave, ci ha provato, doveva provarci perché l'ennesima brutta azione offensiva della sua squadra aveva portato la palla ancora fra le mani degli attaccanti a 24 secondi dalla fine. Intanto riparte dall'altro lato in contropiede molto bene Russo, 8 punti per lui. Raggiunge quota 30 Bernalda, 57 a 30 per Pescara, 4 minuti e 10 secondi dalla fine del terzo quarto. Gilardi per Pepe, Pepe cerca ma non trova per un soffio Marco Mlinar che gli aveva portato il blocco e poi si era allontanato per ricevere palla. Time out intanto, 4 minuti e 2 secondi, francamente partita che dal punto di vista tecnico non sembra avere più molto da raccontare, il risultato non pare in bilico a meno di clamorosi suicidi da parte di Pescara che conduce comodamente 57 a 30 con già tre giocatori in doppia cifra che sono Pepe e Gilardi con 12 punti a testa, 11
per Mlinar. Dall'altro lato solo Simone Ginefra ha varcato quota 10, 10 punti per lui. Tra l'altro gli ultimi 3 di questi 10 punti li abbiamo visti pochi secondi fa con questa tripla forzatissima allo scadere dei 24 secondi, premiata grazie al tabellone con un'improbabile tripla. Ecco Ginefra che varca la metà campo per Cucinelli, su di lui Diner. Cucinelli si gira su se stesso, trova lo spazio per il tiro, solo Ferro, rimbalzo controllato da Mlinar che poi con un po' troppa leggerezza qui ha rischiato di perdere palla. Il rimpallo però ha favorito i giocatori biancorossi che dunque possono ripartire con Sasha Morey in possesso palla. Morey per Diner, Diner controlla il pallone in due tempi, linea di fondo per Pepe, ributta all'indietro ancora per Sasha Morey, pronto a portargli il blocco Diner. Morey trova al centro dell'area, molto bene Marco Mlinar, sono 13 punti per Mlinar, abilissimo nel farsi trovare dai compagni sotto canestro. Difesa ospite però anche in questo caso colpevole, Mlinar era francamente lontano da qualsiasi potenziale marcatore. Qui c'è fallo fischiato contro la Gioia, due tiri liberi di cui si incaricherà ancora Roberto Russo. ...59-30... più 29 Pescara quando mancano poco più di 3 minuti... ...3 minuti e 7 secondi alla fine del terzo quarto. Roberto Russo dalla lunetta sbaglia il primo libero. Uno su due per lui. Roberto Russo sale a quota 9 punti realizzati. 59-31... Pepe per Diner, lunghe in questo momento le squadre. Morey per Pepe, c'è spazio per penetrare. Pepe però preferisce dare palla nell'angolo per il cecchino Federico Gilardi che sale a quota 15. Gilardi che ha veramente lasciato il segno nel tiro da tre in questa partita. Qui penetrazione premiata con 2 punti da parte di Luca De Bellis. Morey, c'è spazio anche per lui qui, fallo terminale di Roberto Russo su di lui. Morey che aveva trovato un'autostrada davanti a sé, ci si era giustamente infilato. Secondo fallo per Roberto Russo. Sasha Morey può cancellare lo zero dalla casella dei punti fatti personali. Due opportunità dalla lunetta per lui. Dentro il primo. Uno su due per Morey. Un punto, primo punto della gara per lui. Pescara avanti esattamente di 30, 63-33, palla persa qui da Cucinelli, il suo passaggio è stato intercettato da Morey, contro intercetto, sembra a momenti più una partita di football americano che non di basket, palla però che non viene controllata da Ginefra e dunque rimessa biancorossa. Rimessa che verrà battuta da Morey. Morey cerca e trova Mlinar. Mlinar in una zona di campo nella quale onestamente non può essere molto pericoloso. Attacco un po' fermo che alla fine però riesce comunque a generare un bello scarico per Mlinar.
Mlinar che viene fermato fallosamente, ha rischiato di portare a casa una potenziale azione da tre punti, due punti immediati, dunque tiro libero aggiuntivo. Si deve accontentare di due tiri liberi nel precedente viaggio della lunetta, peraltro Mlinar non è andato bene, 0 su 2. Vediamo se avrà più fortuna in questa occasione il numero 11 pescarese, che è fermo a quota 13 punti segnati in questa gara. Dentro stavolta il primo libero per Mlinar. Due su due e sono 15 per lui, 15 per Mlinar e 65 per Pescara, 65 Pescara, 33 Bernalda quando mancano 1 minuto e 55 secondi alla fine della partita. Rimbalzo dalla fine del terzo quarto, chiedo scusa, rimbalzo controllato da Mlinar, poi palla persa da parte di Gilardi, altra palla persa per Bernalda, momenti di basket non proprio entusiasmanti. Pepe cerca lo spazio al centro dell'area, lo trova senza troppa opposizione. Simone Pepe, 14 punti per lui, Pescara quota 67. Assisteremo, credo, ad un quarto-quarto molto tranquillo in cui magari i due allenatori potranno anche dare spazio alle seconde linee, a qualche ragazzo, perché la partita dal primo quarto, già dal primo quarto in poi, francamente non sembra avere più storie. Ginefra! E non è la prima volta in questa partita che si alza e tira da lontanissimo e la mette. 13 punti per lui, i suoi ultimi due canestri sono stati appunto due triple, ma sono tre in totale le triple della sua partita. Bernalda quota 36. Abbiamo detto più di una volta, abbiamo sottolineato prestazione molto brutta, almeno fino a questo momento, a tratti veramente sconcertante da parte degli ospiti. Naturalmente Pescara dal canto suo invece dimostra l'estrema solidità e l'estrema varietà di soluzioni che ha a disposizione quest'anno coach Tony Trullo, e sta per mettere in cantiere la seconda vittoria in altrettante partite, seconda vittoria poi anche in questo caso come affondi roboante. Due punti per Rudy Diner, intanto sono sette anche per lui. Adesso naturalmente con il risultato così largo gli schemi e i posizionamenti abituali delle squadre hanno lasciato un po' spazio a maggiori spazi, appunto, a maggiori possibilità di manovra. Sfidato al tiro, Levorato, stavolta non sbaglia il numero 11 di Bernalda. Primo canestro su quattro tentativi, 30 secondi alla fine del terzo quarto. Pepe trova dall'altro lato Diner per Gilardi. Gilardi in un'insolita per lui posizione di post basso. La palla finisce in qualche modo a Mlinar, che porta a casa il fallo su di lui da terra di Maurizio Cucinelli. Dovrebbero esserci altri due tiri dalla lunetta per Mlinar, mentre per Cucinelli si è trattato del terzo fallo. Marco Mlinar dalla lunetta. Terzo libero consecutivo messo a segno per lui dopo i due errori iniziali nel primo viaggio dalla lunetta. Vediamo se continua la sua striscia. Intanto Pescara ha raggiunto quota 70. No, corto l'altro tiro libero. Mlinar si attesta a quota 16 punti realizzati, 16 punti segnati nella prima gara di fondi. Intanto dall'altro lato, anche con un po' di esperienza, Roberto Russo ha portato a casa la rimessa in zona d'attacco. 15 secondi alla fine del terzo quarto, dunque se Bernalda non commetterà qualche pasticcio potrà concludere il quarto con la palla in mano. No, ma perché Levorato, giustamente trovandosi solo e con spazio, tira e mette a referto i punti numero 4 e 5 della sua partita. Prova da tre, come già gli è capitato altre volte in questa partita, Simone Ginefra, stavolta non ha fortuna. Fine terzo quarto, risultato che più tondo non si potrebbe. Pescara 70, Bernalda 40, 30 punti di differenza fra le due squadre.
tutto pronto per il quarto, un po' di cifre dopo tre quarti di gioco. Abbiamo detto per Pescara 16 punti per Marco Mlinar, 15 per Federico Gilardi, 14 per Simone Pepe. A livello di rimbalzi Mlinar è già in doppia, 16 punti, 10 rimbalzi di cui 9 difensivi e 1 offensivo. Per quanto riguarda invece Bernalda, intanto è riniziato il gioco, ci sono 13 punti per Ginefra, 6 punti per De Bellis, 4 per Levorato, non 5 come avevo detto io, quindi evidentemente un tiro che io avevo ritenuto da 3, gli arbitri lo hanno ritenuto da 2, quindi c'era un piede sulla linea, 4 per Longobardi, 4 per Cucinelli, 4 per Levorato appunto. A livello di rimbalzi ce ne sono 11 per Longobardi. Negli assist, 5 assist per Simone Pepe per quanto riguarda Pescara, 4 anche per Gilardi. Per Bernalda invece nessuno spicca in quanto a assist. Bernalda che cerca quantomeno per l'onore di lottare in questo ultimo quarto e non concludere la gara in modo troppo umiliante. Tripla intanto qui per Ginefra. E per Ginefra, ridendo e scherzando, sono 16 punti come Mlinar. Frutto quasi esclusivamente di triple. Eccolo Mlinar, riesce a dare palla nell'angolo a Pepe. Pepe si gira, trova Diner, arresto e tiro, corto sul primo ferro. Rimbalzo, palla intercettata però da Simone Pepe. Simone Pepe sempre molto reattivo su tutti i palloni vaganti e su tutti i passaggi un po' troppo pericolosi, prevedibili a mezza altezza. Lui spesso ci ha messo le dita, i polpastrelli magari anche solo, ma è stato sempre attento a sporcare queste traiettorie di passaggio. In più ci ha messo anche 14 punti, quindi grande partita per il numero 4 biancorosso. Longobardi su di lui Mlinar che non gli lascia spazio. Longobardi prova un gancio, non è la prima volta che ci prova in questa partita, raramente ha avuto successo, anche questa volta il tiro si dimostra troppo corto. La Gioia, scarica nelle sue intenzioni immagino per Mlinar, ma il pallone è assolutamente impreciso. De Bellis, 2 punti per lui. E tiro libero aggiuntivo, sono 8 punti per Luca De Bellis, 45 per Bernalda. Tiro libero aggiuntivo per il numero 12 rossoblù. Nei primi tre quarti di gioco per De Bellis, 3 su 4 da 2, 0 su 1 da 3. Percentuale dal campo 60%, sbaglia tra l'altro il tiro libero aggiuntivo, si rimane dunque sul 70-45 quando mancano 8 minuti e 20 secondi alla fine di una partita che sembra già segnata da tempo. Gilardi fuori per la Gioia che ha segnato tanto nel primo tempo, ma se non vado errato non ha ancora segnato in questo secondo tempo. Qui c'è infrazione di passi, anzi no, chiedo scusa, doppio palleggio. Quindi la Gioia non riesce ancora a sbloccarsi, arresto e tiro di Simone Ginefra, 19 punti per lui, 19 punti per lui e ben 1, 2, 3, 4, 5 triple. Due canestri da 2, 19 punti per Simone Ginefra. 70-48, parziale di 8-0 in questo inizio di quarto per Bernalda, che aveva fatto un parziale di 8-0 anche nel secondo quarto, poi però Pescara piazzò sul finale un'altra strattonata alla gara facendo un controparziale di 7-0 e chiudendo il primo tempo, il secondo quarto, sul parziale di 47-20. Adesso siamo sul 70-48. Diciamo che dal primo tempo, dal primo quarto in poi, la gara ha sempre ballato su questa differenza fra i 20 e i 30 punti, a volte anche scavalcando ampiamente quota 30 punti di distacco. Mlinar appoggia Gilardi, si fa vedere la Gioia, tenta il tiro da 3, corto sul primo ferro, rimbalzo controllato da Longobardi che è ampiamente in doppia cifra di rimbalzo. Ginefra con calma. De Bellis
Palleggio non trova un passaggio facile, trova Levorato che si alza e tira da tre, secondo ferro, un po' di confusione, la Gioia esce vincitore dalla serie di rimpalli. Diner potrebbe servire, lo vede Pepe che è solo con spazio da tre, sbaglia, rimbalzo controllato da Mlinar, sbaglia anche lui, altro rimbalzo per Mlinar. E con la forza di volontà oltre che con il talento, Marco Mlinar porta a casa l'ennesimo canestro della sua partita, sono 18 punti per lui, top scorer della squadra ma non della partita, perché a 19, lo ricordiamo, c'è Simone Ginefra, micidiale tiratore da tre per Bernalda questa sera, ma le sue triple non stanno assolutamente bastando a Bernalda, non dico per vincere questa partita ma anche solo per rimanere in scia agli avversari. Siamo sul 72-48, a 6 minuti e 51 dalla fine dell'incontro. Esce Levorato, rientra Cucinelli. Ancora da tre. Ancora da tre Ginefra. Ci avviciniamo quasi a un'atmosfera da record per certe categorie. 22 punti per Ginefra, ma una serie quasi ininterrotta di tiri da tre a bersaglio è tutt'altro che facili, molti anche contestati, tutt'altro che automatici. Risponde da tre dall'altro lato Federico Gilardi, anche per lui sono 18 punti. 7-5-5-1 più 24 per Pescara quando mancano poco più di 6 minuti alla fine dell'incontro. Longobardi all'indietro per Ginefra, lo sfidano al tiro, non conviene vista la sua serata. Cucinelli ci prova lui da tre, piccione viaggiatore che non tocca neanche il ferro, sotto canestro c'è fallo di Longobardi secondo gli arbitri ai danni di Mlinar. C'è time out intanto, time out che data la situazione di gioco e di punteggio lasciano il tempo che trovano, quantomeno in relazione a questa partita, magari servono anche per chiarire delle situazioni di gioco che, stante questa situazione, siamo appena all'inizio della stagione, ci può stare che certe situazioni, certi meccanismi non siano ancora oliati e quindi gli allenatori decidono di parlarci su per migliorare certe situazioni. Su questa partita francamente abbiamo già detto, io credo, tutto quanto si poteva dire dal punto di vista del suo sviluppo tecnico. Pescara che ha dominato sui due lati del campo sin dall'inizio, lasciando le briciole agli avversari e permettendo agli avversari di fare dei piccoli parziali solo nei momenti in cui Pescara necessariamente doveva tirare un po' il fiato. 75-51 più 24, 6 minuti e un secondo alla fine dell'incontro, Pescara che ha raggiunto un massimo vantaggio anche di più 33 in questa partita. Gilardi, 18 punti per il playmaker biancorosso. Pepe esce a tutta velocità dall'aria, gli porta il blocco Mlinar, nell'angolo trova Diner da tre, non va, palla che si arrampica dietro il canestro, lo stesso Diner arriva per primo, sbaglia, altro rimbalzo controllato dai biancorossi, alla fine il tocco decisivo è ancora di Marco Mlinar che arriva a quota 20 punti, ma anche questa azione è stata sintomatica del dominio, fra le altre cose, fra gli altri aspetti del gioco, anche al rimbalzo, anche sotto canestro, a parte Longobardi che è riuscito ad andare in doppia cifra di rimbalzo e si è sempre fatto valere, per il resto i lunghi biancorossi hanno veramente dominato in più di un'occasione, soprattutto Marco Mlinar ha portato a casa dei punti al termine di azioni in cui magari era stato sbagliato una se non due volte la conclusione, ma i biancorossi erano sempre arrivati per primi al rimbalzo. Finta il tiro Cucinelli, la palla rimane lì, pasticcio sfiorato con Ginefra, Ginefra trova De Bellis, De Bellis cerca lo spazio per il tiro, lo trova e porta a casa il fallo dello stesso Marco Mlinar, saranno due tiri liberi, due tiri liberi per Luca De Bellis.
8 punti per lui in questa partita. Dentro il primo libero per De Bellis, 77 a 52 per Pescara, 77 a 53, 10 punti per Luca De Bellis, secondo della sua squadra ad andare in doppia cifra, dopo il bombardiere da tre Simone Ginefra, che è per il momento fermo a quota 22. Pepe, 2 punti e tiro libero per il numero 4. 16 punti per Pepe. A questo punto, con i bonus già raggiunti da entrambe le squadre, il gioco è parecchio spezzettato. A ogni contatto si va dalla lunetta. Vediamo se Pepe saprà concretizzare la potenziale azione da 3 punti. Così è, sono 17 per Simone Pepe. Dall'altro lato Bernalda. Altra conclusione da tre, stavolta è la di Roberto Russo, rimbalzo controllato da Pepe che si è allungato per arrivare su questo pallone. Ecco che Pepe adesso in palleggio, imbastisce lui l'azione offensiva, si fa vedere Gilardi, pronto a portargli il blocco Mlinar due volte, Gilardi gli gira attorno, Diner poteva tirare da tre, si è un po' impasticciato con il palleggio, poi però riesce comunque a segnare. 9 punti per Diner. Conclusione nel frattempo completamente sballato da parte di Bernalda. 82 a 53, è ritornata quasi a 30 punti di vantaggio Pescara. Cambio per Pescara, esce Pepe. Giustissima, standing ovation per lui, 17 punti, una grande prestazione in generale, anche in marcatura, sulle linee di passaggio. Grande prestazione davvero per lui, ma tutti i giocatori di Pescara oggi hanno giocato molto bene. Rientra in campo Sasha Moret, fallo di Ginefra sullo stesso Moret. Ancora applausi per Pepe, indubbiamente ottima partita per lui. Diner trova la strada sbarrata sulla linea di fondo campo, allora torna indietro da Gilardi ancora da Diner, perfetto scambio fra i due, stoppato qui Diner nettamente da Levorato, palla poi a Bernalda. Diner si era fatto vedere molto bene per il passaggio di Gilardi, poi però Levorato lo ha cancellato in questa conclusione. Pronto alla rimessa Ginefra quando stiamo entrando negli ultimi 4 minuti di gioco. 82 Pescara, 53 Bernalda. Bernalda in possesso palla con Russo, Levorato. Ginefra controlla in due tempi, lo aspetta Moret. Ancora Ginefra, intervento arbitrale, il canestro non è valido. C'è un fallo da parte dello stesso Moret. Pronto a rientrare intanto Gianluca Di Carmine, che ha 4 falli, è uscito per lasciargli spazio Marco Mlinar, che si prende anche lui gli applausi del pubblico del Pala Elettra. Per Mlinar una doppia da 20 punti e, se non vado errato, 13 rimbalzi. Dentro il primo libero per Ginestra. 2 su 2 per lui e siamo a quota 24 per Ginefra, chiedo scusa, non Ginestra, per Ginefra, 24 punti con l'uscita dal campo, credo, definitiva di Marco Mlinar. Ginefra avrà questa piccolissima, minima soddisfazione, dato lo sviluppo della partita, di essere quantomeno il miglior realizzatore dell'incontro. Fallo portato a casa intanto da Emidio Di Donato, che ha già segnato 2 punti comunque nel corso del primo tempo. Di Donato dalla lunetta. Il ferro sputa il suo primo tiro.
e anche il secondo, anche se poi al rimbalzo predominano le maglie biancorosse di Diner e Di Carmine, Gianluca Di Carmine. E allora con calma gestisce palla Gilardi, gli porta il blocco Diner, Gilardi fino in fondo, nessuno lo segue, sbaglia però l'appoggio in rovesciata, Levorato, catturato il pallone per Ginefra, Ginefra sfrutta il blocco del compagno, cerca De Bellis che si alza e tira senza pensarci troppo, conclusione non precisa, Morè dietro la schiena, in palleggio, varca la metà campo, aspetta il movimento dei compagni che per il momento non arriva, si fa vedere come al solito in questa situazione Gilardi in uscita dall'area, Gilardi arresto e tiro da tre, lungo Levorato che sta dando una grossa mano al rimbalzo in questi ultimi minuti, gli arbitri erano in disaccordo su quale fosse stato l'ultimo tocco, su di chi fosse stato l'ultimo tocco, alla fine si mettono d'accordo su ultimo tocco rosso-blu e quindi rimessa per Pescara, intanto esce Gilardi, altra ottima prestazione per lui, entra per la prima volta nella gara il numero 20 Sabatino, Diner per Di Carmine, Di Carmine intercettato il suo passaggio, può ripartire Bernalda, fallo del neo entrato Sabatino, tiri liberi per il numero 15 Roberto Russo. Mette a bersaglio il primo, doppia cifra anche per Roberto Russo, 10 punti, 2 su 2, 11 punti per Roberto Russo che assieme ai 10 di Luca De Bellis e ai 24 di Simone Ginefra è uno dei tre appunto giocatori di Bernalda ad essere arrivato in doppia cifra di punti, tripla con spazio di Emidio Di Donato, conclusione non precisa, certamente da tre Pescara ha tirato molto in questa partita, ha avuto delle buone percentuali soprattutto nei momenti, nel momento cardine della partita, quando la partita in pratica già si è decisa fra la fine del primo quarto e l'inizio del secondo, Pescara ha costruito il vantaggio che poi ha amministrato spesso ampliandolo anche notevolmente nel corso della partita, in quel frangente, in quel momento di gioco le triple sono entrate con grande continuità, gli uomini di Trullo, intanto bel movimento, spalle a canestro e due punti per Rudy Diner che sale a quota 11, Pescara 84, Bernalda 57, mancano meno di due minuti, 1 minuto e 55 alla fine dell'incontro. Non c'è fallo, secondo gli arbitri, recrimina Luca De Bellis, ma è semplice rimessa per Pescara. Di Donato fuori per Sabatino, circolazione per i biancorossi, Sabatino per Di Carmine dall'altro lato, per il numero 10 Alessio Di Carmine, il suo omonimo, che pesta però la linea di fondo campo, quindi nulla da fare per Alessio Di Carmine, entrato in questi ultimissimi minuti di partita, Russo solo, in fuorigioco si direbbe se si giocasse a calcio, ma vale assolutamente il suo canestro, 13 punti per lui. Palla persa, come avevamo preannunciato, insomma in questo quarto quarto gli allenatori hanno dato spazio, soprattutto Tony Trullo ha dato spazio alle seconde linee, a qualche ragazzo come appunto Sabatino, Alessio Di Carmine, il risultato già da parecchio tempo ormai non era più in bilico. Si perde un po' di tempo per la pulizia del parquet, non c'è fretta naturalmente visto che anche la tensione e la concentrazione in campo sicuramente non sono delle migliori in questo momento, forza il tiro, il ferro stavolta accoglie la conclusione di Maurizio Cucinelli che sale così a quota 6 punti.
Gianluca Di Carmine fuori per Di Donato, non segno la sua conclusione, ribalta il lato un po' alla cieca, ma alla fine con efficacia Luca De Bellis. Cucinelli tiene il piede perno in qualche modo, non c'è passi secondo gli arbitri, c'è invece il fallo di Gianluca Di Carmine, e se il fallo è di Gianluca Di Carmine è il quinto per lui. Ma Gianluca Di Carmine vediamo che non esce, quindi non è stato fischiato a lui il fallo. Cucinelli mette un altro libero. 2-2, 8 punti per Maurizio Cucinelli. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Pescara 84, Bernalda 63. Più 21 per i biancazzurri. Tiro di Sabatino che non va a bersaglio. Ripartono gli ospiti con De Bellis. Nessuno lo ferma, d'altra parte non sembrerebbe neanche il caso, dato il risultato, di spendere un fallo in quella circostanza. 12 punti anche per Luca De Bellis. Movimento irregolare di Alessio Di Carmine, infrazione di passi per lui, per il numero 10 pescarese. Ultima azione, potrebbe essere quantomeno l'ultima azione della partita. 18 secondi alla fine, Pescara 84, Bernalda 65. Finisce qui, ricordiamo un po' di cifre per Pescara: 20 punti di Mlinar, 18 di Gilardi, 17 di Pepe, 11 di Rudy Diner. Dall'altro lato 24 per Ginefra, 13 per Russo, 12 per De Bellis, 8 per Cucinelli. È tutto dal Pala Elettra per la seconda giornata del girone C del campionato di divisione nazionale Serie B. Pescara, dopo aver stravinto la prima a Fondi, stravince la seconda gara di campionato, la prima in casa, 84-65 contro Bernalda. Da Giuseppe Mrozze che è tutto, un arrivederci, un saluto e un arrivederci alle prossime partite del Pescara Basket su TV6.